Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da G, siamo qui ritornati su Clash Royale per andare a maxare la mia primissima carta in assoluto, ovvero la scarica, che quest'oggi l'andremo a portare a livello 13, quindi una comune a livello massimo, la mia prima carta a livello massimo. Andiamolo subito a fare e poi andiamolo ovviamente a provare in arena, anche perché se ne andassimo a provare in qualche sfida ovviamente sarebbe ridotta a livello 9, ovvero a livello delle sfide. Quindi ecco qui un'emozione vedere il livello massimo su qualche carta. Vi faccio vedere che appunto non ho altre carte a livello massimo, è proprio la mia primissima carta maxata su Clash Royale. Sono veramente soddisfatto, soprattutto perché la scarica. Ho già provato questo deck con solo una partita, ho vinto 1-0 come potete vedere, e stavo uscendo dallo script praticamente. No vabbè, ho fatto un po' di vittorie, un po' di sconfitte, vabbè, comunque poco importa. Comunque raga, fatemi sapere se anche voi avete delle carte maxate, o se non le avete qual è la prima che vorreste maxare e perché. Cioè ad esempio, se qualcuno adesso mi scrive: io voglio che la mia prima carta maxata sia il domatore, scrivetemi anche il perché. E io appunto ho puntato, scusatemi il gioco di parole, però ho puntato sulla scarica perché secondo me è una carta veramente molto molto utile. E quindi ho detto sì, puntiamo su di lei, che ci tornerà appunto molto molto utile. E per questo voglio sapere il perché invece vostro dovreste scegliere una carta piuttosto che un'altra. Ora, mi piange il cuore dovermi difendere dal pack da quella poca robetta. Questo qui c'è un deck molto veloce, per noi sarà un problemotto. Neanche troppo, per dire la verità, però potrebbe essere un problemotto, anche perché lui ha questo drago infernale a livello 2, tra l'altro, quindi neanche male. Vediamo chi punta il drago infernale, ha puntato il mega sgherro, io però comunque utilizzerei la scarica, così lo dovremmo riuscire a far fuori, molto bene così. Deviamo i pipistrelli e qui se ci dovesse giocare qualcosa di... Qualcosa dietro potrebbe essere un problema. Ok, non ci ha giocato niente, però sembra una partita tutt'altro che facile. Ok, continua a giocare quei goblin lì, quindi probabilmente rigiocherà il minatore. Ok, infatti ha rigiocato il minatore. Io direi di riandare nuovamente con il pack, anche perché qui se no prendiamo troppi danni, cosa che comunque abbiamo preso purtroppo. Lui è un deck veloce e noi abbiamo un deck lentissimo. Qui probabilmente ci conveniva utilizzare il tronco, però io avevo paura del minatore più che altro. Cioè il minatore, se poi ci viene a prendere, ci fa parecchi danni, soprattutto con la veleno. Comunque qui purtroppo il drago infernale, sì, ce l'ho asfaltato malamente purtroppo. Ok, questa volta sarò costretto a usare la scarica qui così. Giochiamo un drago infernale qui e, sì, un drago infernale, scusatemi, giochiamo il golem del ghiaccio per deviare il drago infernale grazie allo stregone elettrico. Devo fare tutta sta frase, invece ho detto una truppa a caso. Va bene comunque. Ok, qui va bene, qui siamo ripartiti abbastanza bene. Ok, ho fatto bene a non giocare la mongolfiera perché mi stava prendendo un attimo il matto, ma la gioco adesso con dietro il mega sgherro. Voglio vedere cosa succede. Ok, drago infernale con la scarica, lo prendo, dai, un colpo. No, almeno un colpo lo potevi dare, mongolfiera, un colpo lo potevi anche dare. Peccato. Ok, adesso ti vengo a prendere un pochettino così. Il minatore lì purtroppo ci fa i danni che ci deve fare. Non mi interessa, ripartiamo con la mongolfiera, che secondo me adesso potremmo andare a fargli bei danni. E infatti adesso la scarica, prendo sia la torre che anche i pipistrelli. Ha giocato malissimo i pipistrelli qui, secondo me. Avesse dato un'altra hit era perfetto. Intanto ci augura buona fortuna. Allora, dobbiamo stare attenti al minatore, che ha giocato da tutt'altra parte rispetto al mio pecca, purtroppo. Però adesso guardate, perché io metto la mongolfiera dietro al golem del ghiaccio e secondo me potrebbe essere interessante come situazione. Guardate qui che potrebbe essere davvero, davvero, davvero molto, molto, molto interessante come situazione. Scarica! Una hit! No! Avesse dato una hit qua, era perfetto, raga. Avesse dato una hit, ovviamente, qui era perfetto. Qui quel drago infernale potrebbe essere un problema adesso. Giochiamo nuovamente il pecca per difenderci lì. Purtroppo il tronco qui non faccio mai in tempo a giocarlo su quei dannatissimi goblin. Ora, qui riandiamo di stregone elettrico. Direi di ripartire nuovamente con la mongolfiera e di giocargli questa volta anche una bella sfera infuocata. Ok, insieme anche alla scarica. Dai, una hit! E dai, non ci credo, non riesce a dare le hit la mongolfiera. Però quanto leva il tronco? 116, ok, dovrebbe essere fatta.
Mamma mia, raga, partita abbastanza difficile, ma siamo riusciti a gestirla bene e vincerla proprio all'ultimo, meno male, ottima vittoria anche questa, bene così. Andiamo ovviamente a fare un'altra, continuiamo con la nostra bellissima scarica a livello 13, vorrei incontrare un barile goblin che è sciotto, perché sarebbe fantastico beccare un barile goblin basso di livello e io lo potessi sciottare. Ma anche gli sgherri non sarebbe male, teoricamente non lo so, perché non ho fatto il conto, ma gli sgherri a livello 11... con la mia scarica a livello 13. Li sciotto? Dopo lo dobbiamo andare a leggere, raga. Non lo so. Non lo so, dopo lo leggiamo, però. Qui adesso sento puzza... qui ci ha fatto malissimo. Ma proprio male. Cioè, quella torre ce l'ha presa malissimo. Mi aspettavo, a essere sincero, il domatore dall'altra parte, dalla parte del Pekka. Invece è stato molto bravo lui. Ora però voglio vedere come si difende, perché se ha anche qualcosa per difendersi adesso è un serio problema. Questa non la recuperiamo proprio più. Allora, teoricamente così dovremmo riuscire a far fuori lo stregone elettrico e il Pekka va dritto a torre, molto bene così, una hit l'ha data, va più che bene. Ha sprecato 3 di elisir, cioè non è che ha sprecato, ha fatto bene a usare anche la tornado, perché sennò qui ci prendeva tante di quelle hit che poi la torre gli andava giù molto probabilmente. Comunque difendiamoci con il golem del ghiaccio, lo stregone elettrico mettiamo dall'altra parte. E questa volta attenderei, appena gioca qualcosa lì, anzi no, andiamo subito. Dobbiamo essere aggressivi con questo deck da quanto ho capito. Ci gioca una Valchiria molto brutta, molto brutta. Noi andiamo con un Pekka e una... No, ha giocato benissimo lo stregone elettrico. All'ultimo... Oh, niente, non riusciamo a dare una bella hit con la mongolfiera. Prima ci siamo riusciti, però solo una volta. Comunque, lì non mi sono difeso lo stregone elettrico perché avremmo sprecato Elisir. Qua lui ha giocato molto bene il mini Pekka, qua è stato molto bravo. Ok, allora il Pekka teoricamente non dovrebbe arrivare a dare neanche una hit, e infatti per poco però. Lui ci aspetta, e per noi è un problema perché sì. Ora, giochiamo lo stregone elettrico invece dall'altra parte. Lui ha giocato il boia, e ha solo lo stregone elettrico teoricamente. Ok, la Valchiria infatti ha giocato. Vabbè, ma avete visto che cosa ha giocato? La tornado. Giochiamo una sfera infuocata qui per far fuori quella roba. Anche la Valchiria. Difficile anche questa partita. Ma questa partita più che altro perché abbiamo visto com'è iniziata. È stato quello il problema di questa partita. È stato unicamente quello. Però adesso se quel boia venisse fatto fuori non sarebbe assolutissimamente male. Ok, non c'ho la sfera infuocata, andiamo di scarica. Peccato che ci è capitato un deck dove la scarica è praticamente inutile. Tra l'altro ho anche sfailato quella sfera infuocata, ma vabbè, avremmo perso. Peccato, raga, questo qui era veramente difficile per me attaccarlo. E peccato che più che altro, vabbè la sconfitta, ma oggi più che altro non siamo qui per vincere, siamo qui per vedere la scarica al 13. Ma se non becchiamo deck che mi permette di utilizzare la scarica, è un po' brutto. Vabbè, quello di prima col drago infernale e i pipistrelli, con i goblin, ci stava. Quest'altro un po' meno purtroppo, però vabbè, comunque andiamoci a fare l'ultima partita per oggi. Giochiamo uno stregone e un golem del ghiaccio, anzi sto per giocare lo stregone, quindi sto per dire lo stregone, però no. Un golem del ghiaccio, attendiamo quel mega sgherro. E anche lui il drago infernale. Vabbè, almeno abbiamo la scusa per utilizzare la scarica. Brutta storia questa qui. Veramente brutta storia questa qui. Allora, fermi tutti. Perché io qua ci andrò a prendere molte pizze dalla fuorilegge. Anzi no, è morta la fuorilegge. Però se non si sbriga il mio elisir a ricaricarsi. Ok, no, vabbè, ci siamo riusciti a difendere. Non so neanche io come, perché abbiamo fatto giocate abbastanza ripetibili. Però siamo riusciti a difenderci. E non era facile in questo caso, perché lui sta caricando veramente parecchia roba. E la cosa che mi spaventava di più che altro era la fuorilegge proprio, quella che vi stavo dicendo. Lui continua ad aspettarci. Giochiamo uno stregone elettrico qui dietro. Ah, il golem, l'avesse giocato un attimo prima. Io ripartivo col Pekka da dietro per fargli fuori il golem. Questo è un problema, mi ha fatto sprecare lo stregone elettrico. Questo è un serio problema. Perché adesso il drago infernale vedrete che ci creerà grossi problemi, purtroppo. E infatti, eccolo qui. Allora, io direi di deviargli il tutto con la mongolfiera. Per forza. La mongolfiera... La bomba sul fulmine, tra l'altro. Sì, la bomba sul fiume, scusate, no sul fulmine, che dico sul fiume? Cioè, ho detto al fulmine invece devo di fiume. Perché mi sto impicciando così tanto oggi?
Vabbè, niente, raga, questo qua. Ma che cos'è? Ma che cos'è oggi? Ma che deck stiamo incontrando oggi? Che deck stiamo incontrando oggi? Ma che deck sono questi? Vabbè, dobbiamo ripartirli pesantemente, altrimenti anche questa è più che andata. E tra l'altro stiamo incontrando tutta gente che ci riesce a fermare anche abbastanza facilmente la mongolfiera. Cioè, questo più che altro che mi lascia un pochettino perplesso. Cioè, ho capito bloccare il P.E.K.K.A. Va bene, neanche ci vuole tanto. Però sia P.E.K.K.A. che mongolfiera. Insomma, vabbè, allora lui ha giocato lì quella robetta. Noi andiamo adesso di mongolfiera e di stregone elettrico qua dietro, proprio perché non me ne frega proprio niente di là. Ok, quindi andiamo adesso con un golem del ghiaccio e una scarica. Ma più che altro voglio arrivare con la mongolfiera a torre. Non riesco ad arrivare con la mongolfiera a torre. Mannaggia la miseria. Oggi non ci siamo proprio mai riusciti ad andare a mongolfiera, con la mongolfiera a torre. Solo una volta, ma vabbè, neanche ha buttato giù la torre praticamente. Andiamo a una sfera infuocata, almeno forse qualcosa riusciamo a fare. Dai, 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 dai. Ah, ok, sono contento così, raga. Sono contento così, guarda. Sono contento così, allucinante, oh. Comunque, vabbè. La cosa importante era la scarica quest'oggi, che ci sta. Sicuramente non utilizzerò questo deck per scalare, da quanto si è capito. La scarica ovviamente sì, ma non il deck, perché rivedibile, però sembrava buono. Ripeto, fatemi sapere quale carta vorreste voi maxata. Se avete anche delle carte maxate, fatemelo sapere sotto nei commenti. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Condividete il video con tutti i vostri amici. Per me è tutto e noi ci vediamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao raga!